Ciao, benvenuto a questo tempo speciale di preghiera per il tuo matrimonio. Se tu stai preparandoti a sposarti, oppure se hai già una famiglia, quanto è importante in questo tempo pregare, benedire il matrimonio, dichiarare proprio le promesse, la volontà di Dio per il matrimonio. Il Signore è la chiave affinché il tuo matrimonio sia benedetto. E la parola di Dio ci fa vedere che affinché due rimangano insieme c'è bisogno di un terzo, e questo terzo è Gesù. Ecco perché oggi vogliamo attingere delle promesse dalla parola di Dio e proclamarle insieme sul tuo matrimonio, futuro o presente. Ecco perché ti invito a prendere una posizione di fede, di gioia insieme a me e a ripetere, a proclamare in maniera forte, audace sulla tua vita le promesse della parola di Dio. Amen? Accordiamoci e preghiamo insieme così. Signore, oggi vengo al tuo trono, vengo davanti alla tua presenza. In questo tempo meraviglioso che mi separa dal mio matrimonio, voglio benedire il mio futuro matrimonio. Voglio benedire la persona che sarà insieme a me per il resto della mia vita. In questo tempo in cui vediamo coppie separarsi, figli soffrire, se nel mio passato, nelle mie precedenti generazioni, ci sono fallimenti matrimoniali, oggi voglio prendere autorità nel nome potente di Gesù Cristo e dichiarare che ogni maledizione della legge è spezzata sulla mia vita, perché Gesù Cristo è il mio Salvatore, è il mio Redentore, è il mio Signore ed è e sarà il Signore della mia famiglia. Gesù, come tu fosti invitato alle nozze di Cana, io ti invito al giorno del mio matrimonio, perché tu possa trasformare l'acqua in vino. Ciò che non ha colore, non ha sapore, nella gioia di un matrimonio benedetto. Signore, voglio dichiarare nel nome di Gesù Cristo ciò che tu hai detto al primo matrimonio. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Gesù, tu hai detto, così non sono più due, ma sono uno. Non divida l'uomo ciò che Dio ha unito. E io voglio dichiarare che né uomo né donna dividerà mai il mio matrimonio, che il nemico non avrà autorità, non avrà spazio, perché noi camminiamo e cammineremo in Gesù Cristo. Il mio matrimonio sarà un matrimonio di successo, non per le mie capacità, non per le nostre risorse, ma perché Gesù è il nostro collante. Il suo perdono, la sua grazia costante, ci farà superare i momenti di difficoltà. Signore, rivelaci la potenza del matrimonio. Rivelaci la grazia dell'unione che ci rende una carne sola. Voglio proclamare oggi nel nome di Gesù Cristo che i nostri figli avranno per tutta la loro vita i genitori insieme, in una casa piena di armonia, di pace, dove il tuo nome sarà sovrano, non in un modo religioso, ma godendo del frutto di Gesù, la dolcezza di Gesù. Signore, io so che ci saranno prove, ci saranno momenti difficili,
ma dichiaro che come il ferro affila il ferro, così noi ci affileremo gli uni gli altri. Dichiaro la mia famiglia, famiglia benedetta. Famiglia benedetta in Gesù Cristo. Grazie per il mio matrimonio. Signore, apri i miei occhi. Fammi vedere mio marito, mia moglie. Non con i miei occhi, ma con i tuoi occhi. Con gli occhi del primo amore. Perché il mio matrimonio vada sempre in crescita. Sempre in alto e mai in basso. Ciò è possibile, non per forza o potenza, ma per la vita che è nello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, rendi fecondo, fruttifero, gioioso il mio matrimonio. Rendi una testimonianza per questo mondo, il giorno delle mie nozze. Io lo dichiaro. Nel nome di colui che ha cambiato l'acqua in vino, il mio Salvatore Gesù Cristo. Queste sono le promesse della tua parola per la mia famiglia. Oggi le dichiaro e le ricevo per fede, nel nome potente di Gesù Cristo. E grazie per averlo già ricevuto. Amen. Amen.